Rassegna stampa di oggi 5 febbraio 2018, questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Macerata, la condanna dell'Unione Europea, attacco ai nostri valori fondamentali, alla base spregevole ideologia xenofoba. Mattarella dice che la mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza. La conferma in diretta arriva dalla cittadina marchigiana divenuta scenario del raid razzista, almeno a sentire l'avvocato di Luca Traini. Mi fermano per strada e vogliono mandare messaggi di solidarietà al mio assistito, ha detto Giancarlo Giulianelli. 'Ndrangheta condannati per mafia ma ancora stipendiata dalla SP, tra loro anche il mandante dell'omicidio Fortugno. Medici e dirigenti condannati per reati gravissimi oppure interdetti dai pubblici uffici avrebbero dovuto essere licenziati. Invece ricevono regolarmente il bonifico. Tra loro anche Alessandro Marcianò, condannato all'ergastolo per l'assassinio del vicepresidente del Consiglio regionale. La denuncia del direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che ha detto possibile che nessuno si sia accorto di nulla in 10 anni. Calabria, candidati cognati, uno con Salvini, l'altro con Casabound. In comune il sequestro di beni alle mogli. Domenico Fuggiuele e Massimo Cristiano hanno sposato le figlie di Salvatore Mazzei in carcere per cumulo delle pene. Ritenuto imprenditore di riferimento delle cosche, le due donne, secondo gli inquirenti, hanno amplificato la natura illecita delle fonti. Sanremo 2018, Anzaldi del PD dice Scanzi in giuria, viola la par condicio. Il giornalista risponde, scelto da Baglioni, polemica inutile. Il deputato renziano e componente uscente della commissione vigilanza contro la firma del Fatto Quotidiano, che farà parte della giuria di qualità. È un volto della concorrenza, fisso della 7, peraltro non risulta essere un esperto di musica e nelle sue apparizioni in TV si occupa prevalentemente di politica. La replica è stata: quello che dice non ha alcun senso. Io non porto il mio spettacolo all'Ariston, ma vado a fare il giurato. Non capisco di musica, faccio il critico musicale da 20 anni. Biotestamento, Patrizia Cocco sceglie di morire dopo 5 anni di lotta contro la SLA, nel primo caso dal sì alla legge. Patrizia Cocco, nuorese di 49 anni, se n'è andata sabato scorso, ha ripetuto 4 volte le proprie intenzioni ai medici che a quel punto hanno potuto interrompere la ventilazione meccanica. Il legale ha detto aspettava da anni, sentiva di essere imprigionata. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.